Montinoli se la ride sotto i baffi. Allora, quasi tutto pronto, si attende soltanto il rientro sul terreno di gioco della terna arbitrale che è tornata in questo momento negli spogliatoi, probabilmente per deporre le liste di gara. Abbiamo già visto effettuare le operazioni di riconoscimento, siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia, il calcio d'inizio era previsto per le 21:15, naturalmente chiediamo scusa agli spettatori. E allora, abbiamo detto Alessandro Fiori, derby di Monterotondo, gara inaugurale del campionato EIFA Over 45, una novità assoluta per il circuito EIFA Calcio Elite, naturalmente ci auguriamo che questa partita rappresenti uno spot, un bello spot per tutto il circuito. Partita peraltro molto sentita perché ci sono anche diversi spettatori, come non accade in genere a Roma, soprattutto perché si gioca in giorni infrasettimanali, in orario serale. Dunque, Alessandro Fiori, ci sembra che ci sia una buona risposta da parte del pubblico, una discreta partecipazione. Sì, anche perché è un derby, quindi le squadre sentono molto questa partita. Indubbiamente adesso sono curioso di vedere il piano tecnico come saranno le squadre. Tra l'altro Monterotondo Football Club, che partecipa anche all'EIFA Super League con la squadra di categoria Open, ha iniziato benissimo il campionato, una vittoria e un pareggio, prima il successo ai danni della Lokomotiv Casilina per 3-2, poi il pari a reti bianche 0-0 contro il Borgorosso. Dunque un Monterotondo che ha iniziato con il piede giusto e molti di quei giocatori saranno anche in campo questa sera. Naturalmente ci sono delle limitazioni di età, i più giovani dobbiamo dire sono qui seduti accanto a noi in tribuna pronti a fare il tifo per i compagni di squadra. Anche così si fa gruppo, Alessandro Fiori. Sì, assolutamente, un grande spirito di gruppo da parte della squadra di Monterotondo. E allora ecco la terna arbitrale che è finalmente tornata sul rettangolo di gioco, terna arbitrale capitanata dal signor Giorgetti, che sarà coadiuvato nella sua direzione dagli assistenti Brandi e Cianfrocca. Andiamo con la lettura però delle formazioni. Il Monterotondo Football Club 3-2-1, praticamente un marchio di fabbrica di mister Gianluca De Dominicis, il portiere Flavio Paparella, i difensori Leopoldo Cavallini, Lomanto, Scappiti e Toraldo, i tre di centrocampo Taverna, Brunetti e Trugli, poi Villadei e Moretti alle spalle di Cherubini, che è il terminale offensivo. A disposizione del tecnico Gianluca De Dominicis troviamo con il numero 18 Albanesi, con il 20 Di Pietri, con il 32 Evangelista, 19 Marzioli, 11 Tomassino Melchiorre, 8 Trastulli, 5 Valenza e 6 Zuinisi. La risposta dell'Old Soccer Club Monterotondo affidata al portiere Inedia, i giocatori di movimento che sono invece Palmisano, Rossetti, Bertini, Massaroni, Genovese, Saliani, Arcefili, che è anche il capitano della squadra gialloblu, poi Lucherini, Zancolla e Santoro. In panchina, a disposizione dell'allenatore signor Michele Bavaro, siedono il numero 1 Bartolloni, poi il numero 10 Biancone, il numero 9 Del Sordo, il numero 2 Bocioc e il numero 15 Francesconi. Squadre schierate all'interno del cerchio centrale del campo, siamo naturalmente ai preliminari, il sorteggio tra i due capitani, e tra poco capiremo insomma come si schiereranno le due squadre. Un mio amico, anzi anche un tuo amico, Alessandro Fiori, diceva che dal sorteggio, anzi dall'ingresso in campo, riusciva a capire quale squadra avrebbe dato il calcio d'inizio. Insomma, qui siamo un po' a previsioni che hanno a che fare con la magia, Alessandro Fiori. Beh, lui era un personaggio, è un personaggio, anche se è stato dedicato anche un memorial. L'unico memorial dedicato ad una persona viva, è vero? Il memorial Greco, Lorenzo Greco, che salutiamo adesso, è addirittura dall'altra parte dell'oceano, a Salvador de Bahia, peraltro la sigla
della nostra trasmissione radiofonica è straordinaria, no? Perché ha catturato l'attenzione di tutti. Però adesso basta con inizio. Le sciocchezze, tutto pronto per il calcio d'inizio, l'arbitro Giorgetti che va a consultarsi con i propri collaboratori, sarà l'Old Soccer Monterotondo che vedete schierata alla sinistra dei vostri schermi a dare il calcio d'inizio. Old Soccer Monterotondo, ricordiamo, con maglia gialla, pantaloncini e calzettoni blu, risponde il Monterotondo Football Club in completo bianco con inserti giallo-blu. Ecco il calcio d'inizio, partiti dunque, il primo possesso da parte dell'Old Soccer, pallone manovrato sulla corsia di destra da Saliani, il tocco corto per Capitan Arcefili che rende la palla al compagno, ancora un tocco breve, poi il pallone che viene gestito dal numero 11 Palmisano, alza lo sguardo Palmisano, appoggia nuovamente in direzione di Arcefili, naturalmente un avvio di studio da parte delle due squadre, il giro palla da parte della formazione ospite, pallone lungo linea che esce però dal campo, dunque ci sarà una prima rimessa laterale in favore del Monterotondo proprio davanti alla panchina di De Dominicis. Il pallone giocato indietro per Paparella che va al rinvio, non un granché, palla regalata al numero 4 Saliani, e vediamo in area di rigore adesso l'Old Soccer con il numero 5 Santoro, chiuso dall'intervento congiunto di due avversari, poi è lo stesso Santoro a mettere il pallone con la punta del piede destro in fallo laterale, rimessa in gioco con le mani in favore del Monterotondo, si incarica di eseguirla Toraldo quando se n'è andato il primo minuto di gioco, e il parziale qui allo stadio Ottavio Pierangeli di Monterotondo è bloccato sullo 0-0. Alessandro Fiori, fin qui insomma fase di studio prevedibile, dicevamo. Sì, abbiamo visto subito un po' di possesso palla da parte dell'Old che si è avvicinato la prima azione in aria, comunque è ancora una fase di studio di tutte e due le squadre. Pallone che giunge docile tra i piedi del portiere Paparella che lo porta all'altezza del disco del rigore e adesso si accinge al rinvio. Ritmi piuttosto blandi in questo avvio. La rimessa in gioco del portiere, pallone catturato ancora dall'Old Soccer con Saliani che attraversa il campo, cede a Capitan Arcefili, retropassaggio all'indirizzo di Palmisano. Palmisano oltrepassa la linea mediana del campo, cede a Bertini il compito di avviare l'azione, la battuta lunga, un colpo di testa da allontanare per quanto riguarda la formazione del Monterotondo, poi l'apertura a sinistra dove prova ad incunearsi il giocatore esterno sinistro dell'Old Soccer, palla che esce a fondo campo, ha provato insomma ad accelerare, a guadagnare il fondo la squadra allenata da Michele Bavaro, ma iniziativa che si è esaurita con un nulla di fatto. Il rinvio dal campo per destinazione affidato al portiere Paparella che batte lungo, palla che ricade nel cerchio centrale del campo, prolunga la traiettoria del pallone Moretti che poi colpisce di testa. Vediamo Cherubini fra tre avversari, difende il pallone, alla fine lo perde, Arcefili mette ordine, serve sulla destra il numero 11 Palmisano. Ecco avanzare Saliani, supera la linea mediana, cerca un compagno libero, decide poi di andare lui, il taglio da parte del giocatore dell'Old Soccer, la conclusione in diagonale da parte del numero 8 Arcefili, la risposta di piede di Paparella, la prima palla gol della partita l'ha avuta l'Old Soccer a Monterotondo. Alessandro Fiori. Sì, è stata una bellissima azione, è già la seconda volta che entrano comunque pericolosamente in area di rigore. Ha fatto una bella parata al portiere. Sì, ha provato ad incrociare il tiro Arcefili, la posizione era piuttosto defilata, è stato bravo Paparella a non lasciarsi sorprendere, però ci sembra che l'Old Soccer in questo avvio sia più intraprendente. Vediamo la risposta del Monterotondo che abbozza una timida reazione dopo lo scampato pericolo, palla verticale per Cherubini, alle soglie dell'area di rigore esplode un gran tiro con la palla che si alza, sorvola la barra trasversale, c'è stata anche una deviazione secondo il primo assistente dell'arbitro
Giorgetti, vale a dire il signor Brandi, pertanto si riprenderà con un calcio d'angolo in favore della squadra di casa. Il corner che verrà eseguito dalla bandierina alla sinistra del portiere, il pallone intercettato, poi perfeziona, si fa per dire, il disimpegno, arriva il gol del vantaggio della formazione del Monterotondo Football Club. Una incomprensione tra il numero 19 Lucherini e il portiere Inedia ha permesso al giocatore del Monterotondo di insaccare praticamente nella porta rimasta sguarnita. L'autore del punto è il numero 2 Toraldo, se non andiamo errati. Dunque al quinto minuto si sblocca la partita, il gol di Toraldo per il vantaggio del Monterotondo Football Club. Al primo affondo è passata la squadra di De Dominicis, Alessandro Fiori. Eh sì, è stata un'azione incredibile, perché un errore macroscopico della difesa dell'Old che ha lasciato praticamente a porta vuota Toraldo, che non ha più tra l'altro, che metteva la palla dentro. Seguiamo la replica dell'Old Soccer, adesso cerca lo spazio per il cross, il numero 4 Saliani, toccato duro dall'intervento di un avversario, calcio di punizione assegnato prontamente dall'arbitro Giorgetti all'Old Soccer Monterotondo. Diceva Alessandro Fiori, un errore abbastanza grave quello della retroguardia dell'Old Soccer. Prima il numero 19 Lucherini ha colpito male nel tentativo di allontanare il pallone, poi anche il portiere Inedia è stato impreciso nell'intervento e ha favorito il gol facile possiamo dire da parte di Toraldo. Seguiamo gli sviluppi di questo calcio di punizione, il pallone recapitato nel cuore dell'area del Monterotondo, messo fuori, recuperato ancora dall'Old Soccer, poi un tiro che si perde sul fondo, ma l'arbitro Giorgetti aveva già fermato il gioco e ha segnato un calcio di punizione alla squadra in maglia bianca. Dunque Alessandro Fiori, un gol nei primi 5 minuti, e dire che aveva cominciato meglio l'Old Soccer può incidere questo gol, questo errore sul morale soprattutto della squadra allenata da Bavaro, che dicevamo ci sembrava più intraprendente degli avversari nelle primissime battute della gara. Sì, ancora sempre in possesso di palla, maggiore per il gol, però non riesce a concretizzare. Ha avuto una grande occasione prima, la parata del portiere Paparella. Adesso vediamo se ci sarà una reazione oppure un contropiede del Monterotondo, anche fare un raddoppio, chissà. Hai fatto bene però a sottolinearlo, Alessandro, come spesso accade nel calcio, gol fallito, gol subito. È chiaro che l'intervento di Paparella ha in questo momento un valore doppio, perché da un lato ha impedito alla propria squadra di andare sotto, e poi il Monterotondo ha trovato anche il gol del vantaggio. Ora un tiro scagliato improvvisamente dal numero 9 Cherubini, palla che sfugge alla presa di Inedia, il quale recupera comunque il possesso del pallone. Ha già messo in movimento i propri compagni, manovra con la propria terza linea l'Old Soccer Monterotondo. Vediamo l'azione svilupparsi sulla corsia di sinistra, c'è poco movimento da parte degli avanti in maglia gialla, poi un fallo ai danni del numero 7 Rossetti, ragion per cui l'arbitro Giorgetti comanda il calcio di punizione in favore dell'Old Soccer all'interno della metà campo ospite. Arcefili chiama in causa uno dei due centrali difensivi dell'Old Soccer, poi Palmisano si porta in avanti, cerca di far proseguire i compagni con un tocco di esterno destro, la chiusura da parte della retroguardia del Monterotondo, il portiere Paparella, costretto a giocare il pallone con i piedi, rilancia direttamente in fallo laterale oltre la linea mediana del campo, dunque rimessa in favore dell'Old Soccer. Alessandro Fiori, i ritmi chiaramente non sono altissimi, considerata naturalmente l'età dei giocatori in campo, che con l'anagrafe bisogna sempre fare i conti, no? Beh, non poteva essere altrimenti, anche nella versione ufficiale del campionato dove c'è Open, i ritmi non sono mai altissimi, qui rispetto al modo che sicuramente persone, a parte quattro che sono gli over che dobbiamo ricordare, che hanno avuto
Eh sì, perché ci sono due over, un over 40 e un over 30 nelle due squadre, ma il resto dell'organico, insomma, è composto da giocatori sopra i 45 anni di età. Adesso seguiamo questa trama offensiva del Monterotondo con il numero 16 Trulli, uno dei due giovani della squadra allenata da De Dominicis. Poi un errore in fase di impostazione, ma recupera ancora il Monterotondo. Poi vediamo un duello proprio sotto la panchina dell'Old Soccer tra Taverna e un avversario, calcio di punizione che l'arbitro Giorgetti assegna all'Old Soccer, e c'è anche il primo cartellino giallo della partita all'indirizzo del numero 14 del Monterotondo, Taverna, che è andato un pochino a beccarsi con l'avversario Alessandro Fiore. Sì, probabilmente è stato per questo, perché il fallo non mi sembrava da munizione. Calcio di punizione dunque per la squadra dell'Old Soccer Monterotondo sul punteggio di 1-0 in favore dei padroni di casa del Monterotondo. Colpo di testa adesso in fallo laterale da parte del numero 13 Lomanto, e rimessa in zona d'attacco per l'Old Soccer nei pressi del vertice sinistro dell'area di rigore, vertice sinistro naturalmente rispetto al fronte d'attacco della squadra in maglia gialla, che però ricomincia dalla propria terza linea la battuta lunga all'altezza della lunetta dell'area di rigore. Il colpo di testa ad allontanare, Arcefili apre a destra per Palmisano, Palmisano dentro ancora per Arcefili, ha il problema di girarsi, il tocco per Saliani, il cross molto teso, deve impegnarsi per mantenere il pallone in gioco il numero 3 Zancolla, poi il retropassaggio addirittura per il portiere Inedia, mentre il collega di Inedia, vale a dire Paparella, portiere del Monterotondo, invita i propri compagni ad alzarsi sul terreno di gioco, naturalmente per mantenere la squadra corta il più possibile. Alessandro Fiori, ci sembra che le due squadre siano piuttosto ordinate comunque nella loro disposizione. Qui abbiamo visto una incomprensione tra due giocatori, però ci sembra che ci sia un sostanziale rispetto delle posizioni. No, fino adesso le squadre stanno giocando abbastanza bene praticamente, a parte qualche errore che abbiamo visto anche poco fa in difesa, però tutto sommato sono messe bene in campo. Monterotondo con una sorta di 4-3-2-1 con Moretti che si allarga molto qui sotto la nostra postazione sulla corsia di sinistra per quanto riguarda la fase offensiva del Monterotondo, che adesso però deve guardarsi, deve difendersi da questa iniziativa dell'Old Soccer. Il cross, l'uscita di Paparella che mette tutti d'accordo, compagni ed avversari, blocca il pallone all'interno dell'area di porta, lo cede a Toraldo, il giocatore, l'uomo che sta decidendo finora il confronto grazie alla rete messa a segno al quinto minuto sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Trulli adesso per linee orizzontali, trova Taverna che apre a destra per il difensore esterno Cavallini, la battuta profonda di Cavallini desiste dallo scatto Cherubini, palla che è già nella disponibilità del portiere Inedia. Riparte la formazione dell'Old Soccer, una palla giocata male all'interno della metà campo giallo-blu, viene praticamente regalata al Monterotondo, poi un tentativo di ricerca della profondità, ma azione che si è già interrotta per l'intervento dei giocatori dell'Old Soccer. Palmisano per il numero 19 dell'Old Soccer, Lucherini, che poi è finito giù, ha subito un duro colpo, lo vediamo contuso a terra, nulla di grave, però adesso si rialza anche grazie alla collaborazione di Capitan Arcefili, mentre il direttore di gara, vediamo che non ha segnato il calcio di punizione, si limita a scodellare il pallone, e vedremo se ci sarà la restituzione della palla. Il Monterotondo fa giocare naturalmente gli avversari. Ecco Lucherini d'esterno destro, il suggerimento interessante, attenzione alla battuta, palla alta, grande occasione per l'Old Soccer Monterotondo,
c'è stata probabilmente la deviazione del portiere Paparella, anche se il secondo assistente Cianfrocca aveva assegnato la rimessa dal fondo, ma Paparella ha toccato con la punta delle dita e dunque ha impedito il pareggio della squadra ospite. Un grande intervento questo di Paparella, Alessandro Fiume. Sì, un grande intervento, sicuramente il giocatore dell'Olde poteva fare meglio perché era tutto solo in aria e poteva magari tirare in diagonale. Seguiamo il calcio d'angolo, scusa Alessandro, il colpo di testa tentato dal numero 6 Bertini, la traiettoria disegnata dalla bandierina, dal solito Arcefili, palla che è terminata fuori bersaglio. Alessandro, vai a chiudere il tuo intervento, poteva forse calciare sì, raso terra da quella posizione il giocatore dell'Old Stock. Sicuramente l'avrebbe messo più in difficoltà, però da qui è facile parlare. E comunque sono due occasioni importanti per l'Old Soccer, che quando riesce ad affondare lo fa sempre con una certa pericolosità, e Paparella ha in entrambe le circostanze detto no agli avanti giallo-blu. Adesso un pallone conteso a metà campo, l'ultimo a toccare è il numero 2 dell'Old Soccer, segnatamente il giocatore Massaroni, palla che è uscita in fallo laterale, poi vediamo Trugli attaccato fallosamente alle spalle, anzi il numero 2 è Bocioc, dunque fallo ai danni di Trugli e calcio di punizione in favore del Monterotondo, che lo stesso Trugli va ad incaricarsi di battere, scambia corto con Toraldo, ancora Trugli all'interno della propria metà campo, uno sguardo in avanti, il suggerimento per Taverna che serve Villadei, lungo la verticale ancora per Taverna, spunto interessante questo del Monterotondo, ha capito tutto però la retroguardia dell'Old Soccer, che adesso imposta un nuovo tema offensivo, la pressione dei giocatori del Monterotondo che va a buon fine, il destro centrale bloccato dal portiere Inedia, che poi concede anche qualcosa alla platea, Alessandro Fiori. Sì, è molto divertente questo portiere, che ogni volta che fa una parata la amplifica molto. È un portiere dotato di grande agilità, perché lo abbiamo visto anche durante gli esercizi di riscaldamento esibirsi in una sorta di ruota, di capovolta, come vogliamo chiamarla. Dunque sicuramente un portiere dotato di mezzi atletici notevoli, ha lasciato un pochino a desiderare negli effetti sul gol, forse tratto in inganno anche dallo svarione del compagno di squadra che ha fallito l'intervento nel tentativo di allontanare il pallone. Palla raccolta adesso dal Monterotondo, Trulli in avanti, gioca di sponda a Cherubini, recupera ancora l'Old Soccer e vediamo il numero 4 Saliani indeciso sul da farsi, batte lungo, è in posizione regolare, Lucherini si alza con qualche istante di ritardo la bandierina del signor Brandi, dunque vi diciamo che è Brandi l'assistente che opera sotto la nostra postazione, Cianfrocca è invece l'assistente chiamato ad agire sotto le due panchine, c'era stata data un'altra indicazione. Ottimo questo scambio adesso tra Cherubini e Moretti, che entra in area di rigore, rientra sul destro, vince un rimpallo, il tocco fuori per Trugli, arma il sinistro, palla che viene contenuta da Arcefili e raccolta dal portiere Inedia. Alessandro Fiori, qui una buona trama offensiva del Monterotondo, è stato bravissimo soprattutto il centravanti Cherubini, giocatore di stazza fisica notevole, che però insomma si fa valere nel gioco di sponda. Di ottimo livello anche tecnico, perché per fare queste cose vuol dire che il piede c'è e ha fatto una grandissima apertura per il numero 10 Moretti, che è entrato in aria, poteva essere un'occasione molto pericolosa, perché il Monterotondo è pericoloso quando si affaccia in aria, anche perché un po' la difesa dell'Old glielo permette. E Moretti non aveva sbagliato la scelta in effetti, perché era rientrato sul destro, poi aveva vinto un rimpallo, era stato comunque altruista nel servire la corrente Trugli, adesso sfortunato anche nel controllo
Cherubini che lamenta un intervento irregolare da parte degli avversari, non se ne dà per inteso il signor Giorgetti e può impostare nuovamente l'Old Soccer, lo fa con questo lancio in avanti, viene pescato in fuorigioco il numero 5 della formazione di Michele Bavaro, si trattava esattamente del giocatore Santoro. Siamo già da quest'altra parte, Trugli in azione personale, il passaggio di esterno destro che viene intercettato, era un'occasione favorevole questa per il Monterotondo e chiaramente Trugli è uno dei due giovani schierati, giovani si fa per dire perché parliamo sempre di lui è un giocatori sopra i 30 anni, però insomma quando riesce a cambiare marcia chiaramente riesce anche a creare la superiorità numerica saltando gli avversari. Sì, quello è indubbiamente un'arma in più perché avere un giocatore comunque ti spezza un po' diciamo, i ritmi della partita è sempre buono, certo, bisogna vedere adesso se la squadra quanto reggerà, perché io vedo un po' il Monterotondo che la difesa si è un po' allargato le linee. Eh sì, ha anche arretrato un po' il proprio baricentro, vediamo Arcevli ora il capitano dell'Old Soccer, sicuramente il giocatore dal quale passano tutte le azioni dell'Old Soccer, che adesso però si limita ad un palleggio abbastanza sterile. Ora viene lasciato libero il numero 7 Rossetti, che però ha sbagliato completamente la giocata, e Trugli può innescare Cherubini. Cherubini preso in consegna dal numero 18 avversario, che se la cava con un po' di mestiere, protesta Cherubini, ma non c'è fallo secondo il direttore di gara. E allora vediamo nuovamente l'Old Soccer con Saliani che oltrepassa la linea centrale. Saliani attende il movimento di Lucherini, servito Lucherini, mantiene anzi no il pallone in campo, palla che è uscita e qui insomma si è vista la condizione atletica che non può essere ottimale. Alessandro Fiori, per forza di cose è così, lo sapevamo che ci possono stare anche queste si vede che Trugli insomma non lo attenta perché dal doppio degli altri. 22esimo minuto, dunque superata la metà del primo tempo, e ecco arrivare i primi cambi fuori Leopoldo Cavallini nel Monterotondo. Cavallini addirittura è un over 60 se non andiamo errati, dunque straordinaria comunque questa voglia di partecipare, di fare comunque la propria parte, peraltro è una persona simpaticissima Leopoldo Cavallini, come il fratello Gianni Cavallini che è in panchina come vice allenatore di Gianluca De Dominicis. Rimessa laterale già eseguita dall'Old Soccer, palla recuperata dal numero 4 del Monterotondo, vediamo Cherubini impegnarsi, contrasto vinto dal centravanti del Monterotondo che adesso riceve nuovamente il pallone, glielo sottrae Santoro, poi vediamo Rossetti ancora per Santoro che ha un controllo impreciso, Trugli porta a spasso il pallone inseguito da Santoro che alla fine caparbiamente recupera. Non c'è fallo nonostante le lamentele di Trugli e adesso si passa addirittura dal portiere Inedia che sposta il gioco nella zona alta del campo dove vediamo operare il difensore esterno sinistro dell'Old Soccer. Adesso Arcefili chiama in causa Bocioc che di prima intenzione fa proseguire il numero 6 Bertini, l'uscita di Paparella, un rimpallo che poteva costare caro al Monterotondo, palla che è finita a fondo campo, va anche a scusarsi, a professare la propria innocenza Bertini, non ci è sembrato di riscontrare alcune irregolarità Alessandro Fiori, palla che è terminata sul fondo, l'ultimo a toccare dovrebbe essere stato il giocatore dell'Old Soccer. Sembra tutto regolare, no, come dicevo prima, Monterotondo si è un po' diciamo disconnesso tra le righe del campo perché
adesso stanno tutti ammassati prima tre quarti. Sì, si sono fatti sorprendere da una palla centrale, si era creata una voragine davanti a Paparella che è stato comunque abile ad uscire, al delimitare della propria area di rigore. Poi probabilmente avrebbe potuto indirizzare il pallone lateralmente, lo ha scaramentato sulle gambe dell'avversario, buon per lui che il pallone stesso sia terminato oltre la linea di fondo campo. Sostituzione anche nelle file dell'Old Soccer, vedremo quale sarà il giocatore richiamato in panchina da Bavaro, anzi ci sembra che il cambio sia rimandato, e allora il portiere Paparella si appresta a rimettere il pallone in gioco. Lo fa, ma il cambio adesso viene accordato, vediamo uscire molto lentamente Capitan Arcefili ed ecco il nuovo entrato che fa il suo ingresso, va a posizionarsi nel cerchio centrale del campo. Vedremo se cambierà qualcosa a livello di assetto tattico nell'Old Soccer Monterotondo. Palla raccolta da Saliani. Lucherini difende bene il pallone tra un nugolo di avversari e lo cede ottimamente indietro. Qui è stato molto bravo Lucherini nel proteggere il pallone, Alessandro. Ma si vede comunque, a parte chiaramente i ritmi bassissimi, che però sono tutti giocatori questi, sono tutti tutta gente che ha giocato. Attenzione a questo pallone scodellato in area di rigore, Rossetti prova a rimetterlo al centro dell'area di rigore, palla allontanata da Taverna che perfeziona il disimpegno, adesso Moretti si lancia alla caccia del pallone, prima di lui il numero 5 è Santoro, allora Bocioc apre a destra per Saliani, preso in consegna da Toraldo, si accentra Saliani, cede a Bertini, palla profonda, il colpo di testa in copertura da parte del numero 4 del Monterotondo, poi un pallone recuperato dal numero 5 Valenza che indossa un copricapo, ora palla ancora una volta manovrata dall'Old Soccer e effettivamente le distanze si sono perse in mezzo al campo, squadre lunghissime in questa fase. Rossetti alimenta l'azione, l'Old Soccer con Bertini che cambia gioco perché c'è liberissimo sulla destra Saliani, uno sguardo verso l'area di rigore, il cross, quasi un tiro con palla che esce a fondo campo, ha colpito male qui Saliani che però gode di ampia libertà, di ampio spazio proprio sotto la nostra postazione. Alessandro Fiori forse potrebbe spingere un po' di più, potrebbe osare un po' di più l'Old Soccer da questa parte. Sì, anche prima nell'occasione dove Paparella ha rinviato addosso l'attaccante dell'Old, dillo con parole tue Alessandro, mi stavo si impegna ma non può tenere il pallone in campo Villadei, palla che esce in fallo laterale, rimessa con le mani in favore dell'Old Soccer, già eseguita verso Rossetti, ha il problema di girarsi, gli sporca il pallone che esce nuovamente dal rettangolo di gioco il numero 4, anzi il numero 4 della formazione del Monterotondo. Sì, trattava di Brunetti, poi vediamo ancora l'apertura a destra per Bocioc, costretto a retrocedere. Ecco Saliani prontamente servito e quasi sembrano averci sentito i giocatori dell'Old Soccer che adesso si propone spesso sulla destra. Il rinvio definitivo, così possiamo definirlo, da parte di Valenza, ma c'è ancora spazio per Saliani che converge, potrebbe anche provare la battuta, poi appoggia sul numero 9 del Sordo che ha concluso centralmente tra le braccia di Paparella, e comunque si sta facendo insistita adesso l'azione dell'Old Soccer Monterotondo alla ricerca del pareggio. Possiamo dire, Alessandro Fiori, che a livello di predominio territoriale ci sembra una supremazia abbastanza marcata, abbastanza evidente quella dell'Old Soccer, il Monterotondo agisce prevalentemente di rimessa.
Forse anche a livello fisico li vedo un pochino più, più efficaci, però il Monterondo è sempre veloce, ogni volta che viene sotto crea occasioni importanti. E vediamo adesso Moretti in azione, scaricare su Trugli, poi finisce a terra Cherubini, non c'è fallo e allora Lucherini ingaggia un duello con il proprio dirimpettaio, appoggia indietro per Saviani, stavolta ha capito tutto Trugli, Bocioc arresta la propria corsa e serve indietro, vediamo l'azione dell'Old Soccer adesso arrestarsi all'altezza della tre quarti, poi recupera ancora Del Sordo che sembra aver dato nuova linfa alla fase offensiva del Monterotondo, adesso c'è un disimpegno elegante di Taverna, poi pallone scaraventato in fallo laterale dai giocatori in maglia bianca, la rimessa con le mani affidata al numero 11 dell'Old Soccer, poi si passa dai piedi di Moretti che apre benissimo a destra per la corsa di Taverna, Taverna affrontato da Genovese, vertice destro dell'area di rigore, saltato Genovese, potrebbe effettuare il cross, eccolo che parte, palla rimpallata in calcio d'angolo, buono spunto qui del Monterotondo, ottima l'apertura dobbiamo dire di Moretti per Taverna che forse ha un po' tergiversato al momento di effettuare il cross, Alessandro. Sì, doveva farlo un attimo prima, però attenzione che adesso c'è il calcio d'angolo. Corner dunque per il Monterotondo, non un granché la battuta, pallone allontanato, poi ancora rimesso verso l'area di rigore, ha cercato di intervenire Villadei senza riuscirvi, palla recuperata dal portiere Inedia. Superata la mezz'ora, sempre 1-0 per il Monterotondo Football Club per effetto del gol messo a segno da Toraldo al quinto minuto su azione d'angolo, è ancora Monterotondo in zona offensiva, Villadei ai 20 metri apre a destra in posizione regolare secondo l'assistente Cianfrocca, il giocatore del Monterotondo che effettua il cross, colpo di testa da parte di Massaroni che precede anche il portiere Inedia, poi va a perfezionare il disimpegno la retroguardia dell'Old Soccer che va a complicarsi però la vita con Santoro che alla fine se la cava ed ecco però la pressione dei giocatori del Monterotondo che va a buon fine, Trugli, area di rigore fermato ancora da Massaroni, poi Moretti batte in condizioni di precario equilibrio, non trova la porta ma insomma e qui è una leggerezza da parte dell'Old Soccer in fase di disimpegno. E tutto è iniziato dal difensore che in quei casi si rinvia quando non sai più che fare perché sei pressato, invece a te diversato un po' in aria e hanno fatto un errore a testa all'altro. E è stato Santoro il giocatore che ha messo un po' in crisi i compagni di squadra, Santoro che è uno dei più giovani, anche uno dei più attivi ci sembra in questo primo tempo, adesso richiamato in panchina Massaroni, un cambio ruolo per ruolo, non dovrebbe essere modificato lo schieramento e vediamo che Michele Bavaro probabilmente non ha perdonato Santoro per l'ingenuità di poc'anzi, Santoro che lascia il suo posto sul terreno di gioco al numero 10 Biancone, la rimessa del portiere Inedia molto profonda, palla che viene rilanciata senza badare troppo alla precisione ma con efficacia dal numero 13 Lomanto e adesso il Monterotondo è già in zona offensiva. Vediamo chiudersi però la retroguardia dell'Old Soccer che cerca di guadagnare metri sul manto erboso del Pierangeli, ancora un errore in fase di impostazione, ha spazio davanti a sé il numero 18 del Monterotondo alle soglie dell'area di rigore, Moretti riesce a servire Villadei, finisce giù sull'attacco giudicato falloso del numero 7 Rossetti, dunque ci sarà calcio di punizione in favore del Monterotondo da posizione abbastanza interessante, Alessandro Fiori, siamo a circa 23-24 metri dalla porta difesa da Inedia, leggermente spostati sulla destra rispetto
al fronte offensivo del Monterotondo e ci pare che il numero 9 Cherubini sia intenzionato a tentare direttamente la battuta a rete. Quello prima è dotato di grande tecnica, quindi potrebbe anche far male da quella posizione. Da qui forse sarebbe più indicato un mancino, ma insomma Cherubini sembra voler tentare dalla rincorsa una conclusione a giro. Muro composto da quattro uomini, bella punizione che sfugge al portiere, poi abile nell'anticipare l'avversario che si era portato in proiezione offensiva. E dunque il portiere Inedia, che non era stato esemplare nella presa, è stato poi molto svelto nell'intervenire, nell'impedire la ribattuta che a quel punto poteva essere vincente da parte dei giocatori del Monterotondo. Adesso un intervento da applausi del numero 13 del Monterotondo, che in scivolata è andato a sbrogliare una situazione abbastanza intricata davanti all'area di rigore di Paparella, poi palla in fallo laterale. Adesso c'è anche qualche protesta di troppo. Ci avviciniamo naturalmente al termine del primo tempo, 38esimo minuto, l'apertura 35. Adesso nella zona 35 di 35. Toraldo, che mantiene i palloni in campo. Sono 35, scusate, minuti di gioco e non 38. Vediamo ora la linea difensiva del Monterotondo dell'Old Soccer muovere palla, il rilancio nella zona di Toraldo che colpisce con la testa, poi gioco pericoloso fischiato al numero 15 Francesconi dell'Old Soccer, calcio di punizione accordato nuovamente al Monterotondo, che dunque sta chiudendo in zona d'attacco questa prima frazione di gioco. Ricordiamo che i tempi sono di 40 minuti in ambito amatoriale e c'è ancora Cherubini sul punto di battuta, va sempre lui ad incaricarsi dei calci piazzati, Alessandro Fiori. Eh sì, evidentemente è quello che ha il piede più caldo, sicuramente sarà un'occasione anche per il Monterotondo di raddoppiare. Soltanto quattro uomini del Monterotondo però all'interno dell'area di rigore, gli altri rimangono a protezione della restante zona di campo. Vediamo lo scambio probabilmente, ecco Cherubini, tiro che si infrange sulla barriera, Lucherini poi con la collaborazione del neo entrato Francesconi, la battuta lunga, il controllo con il petto di Valenza, la pressione su di lui, ma a buon gioco Valenza, poi Toraldo in avanti per Trulli che difende il pallone, anzi si trattava del numero 18 del Monterotondo, segnatamente Albanesi, che è stato poi scalciato da Tergo. Calcio di punizione assegnato dall'arbitro Giorgetti al Monterotondo, scintille adesso tra Bertini e gli avversari, poi Bertini va a scusarsi e calcio di punizione che adesso va ad eseguire Albanesi direttamente in area di rigore. Villadei colpisce di testa, ma si era venuto a trovare oltre la linea difensiva dell'Old Soccer, posizione irregolare di fuorigioco prontamente riscontrata dall'assistente Cianfrocca. La battuta lunghissima del portiere Inedia, palla che rimbalza e viene appoggiata poi di testa da Valenza al portiere Paparella, che mette in movimento i compagni del reparto arretrato. La battuta lunga nel cerchio centrale del campo, salta Villadei, Albanesi per la corsa di Toraldo, preso in consegna da Bocioc, Toraldo prova ad andare via, si allunga il pallone che esce dal campo, dunque azione del Monterotondo che sfuma quando ci avviciniamo ormai all'intervallo sul punteggio di 1-0 per la squadra di casa, grazie al gol messo a segno al quinto minuto da Toraldo su azione d'angolo. Vediamo un retropassaggio adesso all'indirizzo del portiere Inedia, che si è un po' riscattato dopo l'errore sul gol, Alessandro Fiori. Attenzione però a questo retropassaggio di Valenza, che se la cava sull'attacco di Lucherini, chiama in causa il portiere Paparella, che indirizza il pallone adesso
su Taverna, gli si fa incontro e riceve il numero 7 Villadei, che adesso attraversa il campo orizzontalmente in avanti per il neo entrato Albanesi, che viene spinto in maniera piuttosto energica, e l'arbitro Giorgetti non può esimersi dal comandare il calcio di punizione in favore del Monterotondo, che sta guadagnando punizioni su punizioni in questo finale di primo tempo. Alessandro, sì, si è un po' affievolita la resistenza dell'Olde, che ha fatto fino al trentesimo una buona partita, sembra un dietro al ciclista fisico. Adesso nel finale sta riuscendo fuori bene il Monterotondo. Grappolo di uomini all'interno dell'area di rigore, la battuta, l'uscita del portiere che stavolta blocca il pallone con sicurezza, e allora arriva il duplice fischio del signor Giorgetti, che manda le squadre negli spogliatoi con il seguente parziale: Monterotondo 1, Old Soccer Club 0. Il gol di Toraldo al quinto minuto. Telegrafico, Alessandro Fiori, un commento al primo tempo. Ma rapidissimo, la partita è equilibrata, è anche una buona partita per questo livello. Potevano sicuramente l'Olde va a recriminare un paio di gol, però il Monterotondo poteva anche raddoppiare in certe occasioni. Eh sì, un paio di buoni interventi del portiere della squadra di casa Paparella, ma il Monterotondo ha legittimato il vantaggio nella fase conclusiva del primo tempo. Allora noi ci fermiamo, linea alla regia, a Massimo Montiroli, a risentirci per i secondi 40 minuti di gioco qui dallo stadio Pierangeli di Monterotondo, per il derby di Monterotondo tra la squadra del Monterotondo Football Club e l'Old Soccer Club. Malaschi.
Nuovamente collegati con lo stadio Ottavio Pierangeli di Monterotondo, sta per avere inizio la ripresa di Monterotondo Football Club, Old Soccer Club Monterotondo, partita inaugurale del campionato EIFA Over 45. Al termine dei primi 40 minuti di gioco, il parziale vede la squadra di casa in completo bianco con inserti giallo-blu in vantaggio per 1-0. Decide la rete di Sergio Toraldo al quinto minuto sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Squadre già schierate sul manto erboso delle Pierangeli, ha fatto rientro anche la terna arbitrale capitanata dal signor Giorgetti, che è coadiuvato nella sua direzione dagli assistenti Cianfrocca e Brandi. Il calcio di avvio di questa ripresa lo darà il Monterotondo Football Club. Alessandro Fiori, abbiamo commentato la prima frazione di gioco, diciamo risultato giusto oppure l'Old Soccer meritava qualcosina in più? No, forse poteva anche esserci un pari per quello che si è visto nel primo tempo, però come ho detto prima, insomma, il risultato è aperto, la partita è ancora tutta da giocare. Palla manovrata adesso dal Monterotondo Football Club con un retropassaggio del numero 20. Ci sono stati naturalmente molti cambi, sono tantissimi i giocatori a disposizione dei due allenatori, a testimonianza di una grande partecipazione al torneo e alla vita sociale di queste due squadre. Azione d'attacco ora del Monterotondo, vediamo un pallone recapitato in area di rigore, anticipato Taverna, poi Francesconi, è stato toccato duro sul piede destro, calcio di punizione in favore dell'Old Soccer, che era partito forte nel primo tempo costruendo due nitide occasioni da gol, entrambe sventate dagli interventi del portiere Paparella, poi ha subito il punto di Toraldo in occasione di uno svarione difensivo su palla inattiva. Un fallo adesso chiamato con qualche secondo di ritardo dall'arbitro Giorgetti, irregolarità commessa ai danni del numero 9 del Sordo e calcio di punizione che il numero 11 Palmisano va a battere, ad eseguire nella metà campo dell'Old Soccer. Pallone già catturato dal Monterotondo con Villadei e poi gestito da Moretti tra tre avversari, contrasto duro, ruvido ma regolare, e vediamo incunearsi l'Old Soccer, la chiusura decisiva da parte del numero 32 Evangelista, che va ad impedire la battuta a rete di del Sordo, e qui ha compiuto davvero un grande intervento il difensore esterno destro del Monterotondo, che ha fatto il suo ingresso sul terreno di gioco dopo l'intervallo. Alessandro Fiori, è stato un grandissimo intervento, è andato a fare la famosa diagonale come si dice in gergo, e infatti ha salvato un gol, quindi e si è riuscito a sporcare e a toccare il pallone per tanto che è bastato per consentire l'intervento del portiere Paparella. Comunque Old Soccer che ha iniziato subito con il piglio giusto nel tentativo di raggiungere la parità. Rimessa laterale in favore del Monterotondo, adesso Valenza con il pallone tra i piedi, uno sguardo in avanti, la battuta lunga per Cherubini che gioca ultimamente di sponda su Moretti apre a destra per Villadei che litiga un po' con il pallone, vertice destro dell'area di rigore, rientra sul sinistro Villadei, appoggia ad Evangelista che in qualche modo spedisce il pallone in avanti, poi esce bene l'Old Soccer, adesso una trama ottimamente orchestrata dalla squadra in maglia gialla, intervento in ritardo da parte di Valenza su Rossetti che si era liberato del pallone, calcio di punizione assegnato dal signor Giorgetti all'Old Soccer Monterotondo nella zona bassa del campo. Vediamo Capitan Arcefili che è tornato sul rettangolo di gioco perché ricordiamo ai nostri spettatori che sono consentite le cosiddette sostituzioni
esci e rientri, Alessandro Fiori, un po' come nel calciotto. Adesso il calcio di punizione, Arcefili in area, colpo di testa tra le braccia di Paparella e si dispera Saliani, che aveva potuto colpire indisturbato. Adesso un altro colpo di testa da parte del numero 18 del Old Soccer, si trattava di Genovese, poi palla manovrata da Moretti, apertura a sinistra di Moretti, che diciamo è salito in cattedra sul finire del primo tempo e anche in questo avvio di ripresa si sta mettendo particolarmente in luce Alessandro Fiori, forse uno dei più lucidi. Gli altri giocatori hanno un po' perso lucidità con il passare dei minuti per quanto riguardava la prima frazione di gioco. Adesso l'intervento di Valenza, che frena l'incedere di Del Sordo. Moretti ancora con l'esterno del piede destro, consente a Billadei di subentrare in azione. C'è stata una trattenuta punibile secondo il direttore di gara Giorgetti, trattenuta del numero 11 palmisano, e calcio di punizione in favore del Monterotondo Football Club all'altezza della tre quarti. Sul punto di battuta vediamo il numero 20 Attilio Di Pietri, che tocca corto per Albanesi. Serie di finte, prova a saltare il numero 6 Bertini, che lo stende senza troppi complimenti. Calcio di punizione, nuovo calcio di punizione in favore del Monterotondo. È un over 30, ci segnala, ci ricorda Alessandro Fiori, questo Albanesi, giocatore che abbiamo visto da vicino anche nelle partite con Borgorosso e Lokomotiv Casilina. È un giocatore interessantissimo, un esterno d'attacco che sa farsi valere anche in mezzo al campo. Punizione, dicevamo, per il Monterotondo, e Cherubini fa cenno al numero 20 Di Pietri, che è roba sua. I calci di punizione sono tutti di Cherubini, Alessandro Fiori, e chiede due uomini in barriera il portiere Inedia della Old Soccer Monterotondo. Vedremo se effettuerà un cross Cherubini o andrà direttamente alla battuta a rete. La rincorsa di Cherubini, mentre l'arbitro va ad accertarsi che non ci siano scorrettezze all'interno dell'area di rigore. Parte Cherubini, è un cross il suo, colpo di testa, poi libera la retroguardia dell'Old Soccer e palla in fallo laterale. L'ultimo tocco è stato di Lomanto, rimessa in gioco Bocioc, lungo linea, colpo di testa di Taverna, poi quello di Lomanto. Adesso Bertini fa valere il fisico, viene raddoppiato dal numero 6 del Monterotondo Zuinisi, e l'arbitro Giorgetti ha ravvisato una irregolarità. Calcio di punizione in favore dell'Old Soccer. Quando se ne sono andati i primi 7 minuti e mezzo nel corso della ripresa, il punteggio è sempre di 1-0 per il Monterotondo Football Club, ma è una partita avvincente in questo avvio di secondo tempo, Alessandro Fiori. Partita molto bella, si sta anche un po' animando con qualche fallo. Sono due squadre che comunque tecnicamente hanno molti giocatori bravi, quindi si vede di buon calcio, anche se chiaramente tutti sono quelli che sono. Diciamo che non buttano quasi mai il pallone, cercano sempre di organizzare la manovra con la palla a terra nei limiti del possibile, naturalmente qualche lancio ogni tanto c'è, però insomma provano a tessere la propria ragnatela di passaggi. Ecco il calcio di punizione che sta per essere battuto, uno sguardo verso l'area di rigore, il cross interessante, palla che rimbalza, Bertini non trova la coordinazione per concludere, poi un pallone alzato pericolosamente al limite dell'area di rigore, cicca ora la conclusione Francesconi, pallone che termina lontanissimo dai pali della porta difesa da Paparella. Abbiamo visto una serie di errori in rapida successione, Alessandro Fiori, all'interno dell'area di rigore del Monterotondo. Sì, ecco, diciamo che qui tecnicamente non siamo stati proprio
buoni profeti. I buoni profeti anche noi, però più che altro è un po' la difesa che ha ballato un pochino le cose, e anche gli attaccanti si sono ritrovati questa palla e hanno sbirguato. Eh sì, perché spesso finisce per essere così, no? Che l'errore del giocatore che ti trovi davanti finisce per metterti in imbarazzo. Attacca ancora lo Zoccher a Monterotondo, Rossetti, area di rigore, resiste ad un primo tentativo di intervento da parte di un difensore avversario, poi Lomanto con grande esperienza riesce ad eludere il tentativo di intervento di un avversario. Valenza esce adesso da dominatore della propria area di rigore. Cherubini lascia ad Albanesi un pallone filtrante, non si intende con Zuinisi, palla raccolta senza problemi da Inedia, che ha già spostato il gioco nella parte bassa del campo, dove si è portato il numero 4 della Old Soccer Monterotondo, vale a dire Alessandro Fiori, il giocatore Saliani, che dunque opera sempre sotto la nostra postazione, sia nel primo tempo sia nel secondo, evidentemente ha una certa preferenza per questa zona di campo. In realtà adesso lo vediamo nella zona centrale del campo. Calcio di punizione nel frattempo, ancora una scorrettezza proprio sulla linea, anzi appena fuori del cerchio centrale del campo, c'è Capitan Arcefili pronto ad eseguire il calcio piazzato, mentre vanno a prendere posizione al limite dell'area di rigore avversaria i giocatori dell'Old Soccer. 5 elementi si posizionano al delimitare dei 16 metri davanti a Paparella, che invita i compagni a tenere la linea. La breve rincorsa da parte di Arcefili, batterà con il destro, ecco il cross direttamente sul portiere, si alza anche la bandierina dell'assistente Cianfrocca, l'arbitro fa cenno che si può proseguire, il rinvio di Paparella, pallone che si alza e spiove nella metà campo dell'Old Soccer, viene raccolto dai giocatori in maglia gialla, Saliani, poi Bocioc, Arcefili, e ancora per Saliani, pretende troppo Arcefili dal numero 4 in maglia gialla, pallone che è uscito dal campo, è già stato rimesso in gioco, e ora Zuinisi, serve Taverna, Lomanto, la pressione che per poco non va a buon fine di Del Sordo, ora Taverna va a correre, va a prendersi un rischio che francamente poteva evitare Alessandro Fiori in quella zona di campo. Indubbiamente lì se perdi palla poi l'attaccante si trova praticamente davanti alla porta, la propria porta. Comunque no, ha fatto una cosa pregevole a livello tecnico, ma pericolosa. È un po' inspiegabile la scelta, però poi ha avuto ragione lui, perché insomma è riuscito a guadagnare il calcio di punizione. Altri cambi, girandola di sostituzioni, inevitabile dobbiamo dire, quando sono trascorsi 12 minuti nel corso della ripresa, il punteggio è sempre di 1-0 per il Monterotondo grazie al gol di Toraldo al quinto del primo tempo. Cherubini lavora un buon pallone, lo serve a Villadei, il ripiegamento difensivo del numero 11 Palmisano, che poi regala ancora il possesso al Monterotondo. Vediamo Albanesi che viene rallentato nella sua azione da Bocioc, nuovamente Albanesi, il passaggio per linee orizzontali in direzione di Di Pietri attaccato alle spalle, serve Taverna, chiama in causa Valenza, passaggio impreciso, alla fine il pallone esce in fallo laterale, rimessa in favore dell'Old Soccer, l'ha già eseguita il numero 7 Rossetti, avanza palla al piede Palmisano, cede con l'esterno del piede destro a Bertini, da questo in direzione del numero 4 Saliani, che con un buon gioco di gambe elude il tentativo di intervento di Villadei. Palmisano, la battuta per Del Sordo, area di rigore, Rossetti, viene chiuso al momento di battere a rete dall'intervento decisivo di Taverna, poi ancora Rossetti, recupera e conclude in maniera piuttosto debole. Strano questo tiro di Rossetti, quasi senza convinzione, Alessandro.
ma forse non si aspettava questo rimpallo casuale proprio a suo favore, si è trovato la palla lì, non sapeva che fare, ha calciato subito. L'ha consegnata al portiere Paparella. Adesso la pressione dei giocatori dell'Old Soccer, avanza però ancora il Monterotondo, intervento in scivolata di Bocioc che concede soltanto la touche, rimessa laterale in favore del Monterotondo, mentre l'assistente Cianfrocca segnala all'arbitro Giorgetti che si rende necessario un cambio. Fuori il numero 6 del Monterotondo, probabilmente vittima di un infortunio, Zuinisi, anche perché era entrato dopo l'intervallo, dunque un problema fisico ha messo KO Zuinisi. Rimessa laterale in favore del Monterotondo, ottimo spunto di Albanesi che finisce a terra, facendo di rialzarsi, anzi era il numero 4 del Monterotondo, Brunetti, che si era incuneato in area di rigore, servito ottimamente da Cherubini, e qui qualche dubbio c'è, probabilmente il contatto c'è stato, ma bisognerebbe sempre capire l'entità della spinta, se di spinta si può trattare. Alessandro Fiori. Sì, Brunetti è un altro over 40 però questa volta, quindi è veloce, molto veloce, ovviamente lì il contatto c'è stato, però probabilmente non vedo che siamo gli no, adesso il Monterotondo aveva chiesto il VAR, ma il VAR non è previsto nel circuito AIFA Over, dunque Alessandro Fiori, se puoi andare tu a spiegarlo alle squadre, non essendoci le riprese di tutte le partite non è previsto il VAR, altrimenti si farebbe disparità di trattamento, dunque non è possibile il ricorso al VAR. Le squadre sono state adesso prontamente informate dal nostro Alessandro Fiori, dunque nulla di fatto, si riprenderà con una rimessa dal campo per destinazione affidata al portiere Inedia. Dunque se l'è cavata la squadra dell'Old Soccer Monterotondo. Naturalmente era un episodio da VAR, ma ripetiamo, mentre nell'AIFA Super League tutte le partite vengono riprese e quindi è possibile fare, diciamo, parità di trattamento tra le squadre, tranne che le squadre, quando si affrontano due squadre di Serie B, in questo caso sono soltanto sporadiche le riprese, quindi non si garantirebbe alle altre squadre del torneo lo stesso trattamento. Avanza Villadei per il Monterotondo Football Club, palla verticale per lo scatto di Moretti. Moretti che vince ottimamente il contrasto con Genovese, cerca l'ingresso in area di rigore, viene rimontato da Genovese, ha guadagnato comunque il calcio d'angolo e ci sembra che Moretti sia in grandi condizioni. Alessandro Fiori, grande azione di Moretti e grande anche fattura di buon livello questa partita che abbiamo visto. Sì, perché Genovese è stato caparbio, non si è dato per vinto dopo aver perso il primo contrasto. Calcio d'angolo, palla allontanata di testa da Bertini, contrasto alle soglie dell'area di rigore, viene punito l'intervento del numero 32 Evangelista di il Monterotondo, ha fatto centro 2-0, 19esimo della ripresa. Identificare il giocatore autore del punto, potrebbe trattarsi di Albanesi è dunque il giocatore che ha spedito il pallone alle spalle di Inedia, che era stato bravo a respingere le due precedenti conclusioni, poi nulla ha potuto sulla stoccata di Albanesi da distanza ravvicinata. Alessandro Fiori. Beh, è stata un'azione dopo di entrata
passaggio sanguinoso perso dal mondo. Comunque è stato molto bravo qui il giocatore del Monterotondo due volte, bravo anche il portiere a respingere. Eh sì, vediamo adesso un pizzico di scoramento tra le file dell'Old Soccer Monterotondo. Prova a giustificarsi Rossetti dicendo di aver subito un fallo. Rossetti è stato probabilmente il giocatore che ha consegnato il pallone che Alessandro Fiori ha definito sanguinoso tra i piedi di Palmisano, il quale poi ha perso il possesso sull'attacco congiunto di due avversari. È stato anche molto bravo Villadei a servire il pallone al centro, da lì è scaturito il primo tiro di Cherubini, se non andiamo errati, la doppia parata di Inedia e alla fine il tiro di Albanesi, che non ha dato scampo all'estremo difensore dell'Old Soccer Monterotondo. Strada tutta in salita adesso per la squadra allenata da Michele Bavaro, che non aveva destato una cattiva impressione, ma adesso è sotto di due reti. Adesso è uno scontro piuttosto violento, anche se fortuito, in prossimità della linea centrale del campo. Restano contusi entrambi i giocatori, si rialzano soltanto in questo momento. Per il Monterotondo era finito giù il numero 20 Di Pietri, mentre è Del Sordo il giocatore rimasto contuso dell'Old Soccer, che adesso attacca con Palmisano. Del Sordo prova a liberarsi di Valenza, entra in area, il tiro respinto da Taverna, lamenta anche una trattenuta. Del Sordo ha concluso mentre stava cadendo. Villadei adesso prova a sfuggire alla guardia del numero 6 Bertini, che arpiona il pallone, lo fa però anche commettendo fallo secondo l'arbitro Giorgetti, che estrae anche il cartellino probabilmente all'indirizzo del numero 6 dell'Old Soccer Monterotondo. Partita sostanzialmente corretta Alessandro Fiori, però è chiaro che adesso sta salendo un po' di tono, anche perché questo secondo gol crea un attimo di nervosismo, no? Nell'Old Soccer, che aveva sperato, si era anche resa pericolosa almeno a livello potenziale, e poi è andata invece sotto, ha subito insomma il raddoppio di Albanese. Beh, squadre sicuramente più stanche e più nervose, perché siamo quasi a metà secondo tempo. No, l'abbiamo superato, siamo quindi nell'ultimo quarto di gara, è il 22esimo minuto Alessandro. Quindi no, dicevo, adesso si va avanti veramente con chi ha più cambi freschi, chi ha più giocatori ancora che riescono a... Sicuramente va tutto dalla parte del Monterotondo, che è un vantaggio 2-0. E aveva anche 8 giocatori in panchina il tecnico del Monterotondo De Dominicis, 5 invece i cambi per quanto riguarda l'Old Soccer, che deve difendersi adesso da questo attacco portato da Brunetti, che viene contenuto in maniera, dobbiamo dire, esemplare da Palmisano. Rossetti arresta la propria corsa, cerca un compagno libero, lo trova in Saliani, che è stato sicuramente uno dei giocatori più ordinati in questa partita, il numero 4 dell'Old Soccer Alessandro Fiori, non so se concordi con me. Sì, sì, assolutamente, ha fatto una partita diciamo perfetta per quello che poteva fare. Attenzione che adesso però si stanno allargando molto le maglie dell'Old, che deve fare assolutamente un gol per la prima partita. È chiaro che adesso deve gettare il cuore oltre l'ostacolo, deve soprattutto alzare il proprio baricentro nel tentativo di realizzare il gol della speranza. Palmisano per Rossetti, che cerca di superare in qualche modo Valenza, non passa, allora Moretti prova a mettere in movimento Albanesi, si chiude la retroguardia dell'Old, il rinvio Svilenko, che termina però in fallo laterale proprio davanti alla panchina di mister Bavaro. Arriva per la rimessa Toraldo, poi vediamo un lancio troppo profondo che giunge direttamente tra le mani del portiere Inedia, il quale
effettua il rinvio come di consueto lunghissimo, colpo di testa di Taverna che finisce per servire il proprio portiere Paparella, il quale porta avanti il pallone con i piedi, lo raccoglie in questo momento al limite dell'area di rigore, effettua anche egli il rinvio, colpo di testa del numero 20 Massaroni per il Monterotondo Brunetti, scaraventato a terra dall'intervento del numero 5 avversario Santoro, calcio di punizione in favore del Monterotondo, anche il giallo all'indirizzo di Santoro che è il terzo ammonito della partita se non andiamo errati, non ho capito bene se anche il numero 6 Bertini un paio di minuti fa è stato ammonito, Alessandro Fiori. Non ho visto bene neanche io perché comunque noi siamo in una posizione buona, però non riusciamo a vedere proprio tutto. Però dormiamo, diciamo la verità Alessandro Fiori, colpa nostra, no? Sì, anche. Attacca il Monterotondo ma il pallone è uscito oltre la linea di fondo campo. Naturalmente ho detto dormiamo ma io sono peggio di te per queste cose. Il monitor poi l'abbiamo dietro. Il monitor di servizio ce l'abbiamo alle spalle. E grazie comunque come sempre alla collaborazione preziosissima di Massimo Montiroli e di Federazione Calcio Video. Intanto colpo di testa imperioso di Valenza che mette il pallone in fallo laterale, 26esimo minuto nel corso della ripresa, 2-0 per il Monterotondo Football Club sull'Old Soccer grazie alle reti messe a segno al quinto minuto del primo tempo da Toraldo e al 18esimo di questa ripresa da Albanesi con un bel tiro sotto misura dopo una doppia respinta del portiere Inedia. Adesso scintille tra Valenza e Rossetti, poi il chiarimento tra i due, non sembra troppo convinto Rossetti, un lancio ora di Pietri nella terra di nessuno come si suol dire, e palla che il portiere Inedia ha già messo a disposizione dei compagni. Avanza Palmisano al piccolo passo, Palmisano serve Santoro che di prima intenzione scambia con Rossetti, interviene soltanto per un attimo Evangelista, poi ancora Palmisano, tiene a distanza Marzioli, orizzontalmente abbiamo visto il passaggio di Bertini, poi Saliani, Santoro apre a destra, lo fa sbagliando e consente alla difesa del Monterotondo di intervenire, poi palla recuperata brillantemente da Santoro e è costretto al fallo il numero 4 Brunetti, calcio di punizione in favore del Monterotondo. Qui la panchina dell'Old Soccer ha reclamato forse un cartellino perché stava ripartendo insomma la squadra in maglia gialla. Sì, ci poteva stare, comunque in questo momento è una fase un po' brutta della partita, le squadre sono stanche, ci sono molti falli da una parte e dall'altra. Vediamo se l'Old riesce a riaprirla ed accendere in fine di questo match. Fuori Moretti, uno dei migliori in campo nel Monterotondo, dentro di nuovo Villadei, colpo di testa di Bertini, palla in area di rigore, vediamo se riesce ad arrivare sul pallone Lucherini, sì, ha vinto anche il corpo a corpo con Toraldo all'altezza della bandierina del calcio d'angolo, protegge palla e guadagna un calcio di punizione con grande mestiere il numero 19 della Old Soccer. Il Monterotondo ha un po' tirato i remi in barca, forte del doppio vantaggio, e chiaramente la Old Soccer sta cercando di produrre il massimo sforzo nel tentativo di accorciare le distanze. Calcio di punizione che verrà eseguito nei pressi dell'area d'angolo, una sorta di corner. Ecco la battuta interessante, il pallone allontanato ma raccolto ancora dai giocatori dell'Old Soccer, ha provato la battuta Saliani, poi un rimpallo Bertini, area di rigore, messo giù, è stato spinto alle spalle, poi un gran tiro, palo! Grande occasione per l'Old Soccer, sfortunato Palmisano che aveva impresso al pallone una splendida traiettoria. Palla che si è stampata sul palo alla sinistra di un esterrefatto Paparella. È stato veramente un gran tiro, tutto a effetto, sfortunatissimo Palmisano.
Allora, prima Bertini aveva reclamato la concessione del calcio di rigore sostenendo di essere stato tamponato, diciamo così, da Valencia, se non vado errato. Poi il pallone è giunto tra i piedi di Palmisano, che non ci ha pensato su due volte, ha lasciato partire un tiro carico di effetto che dalla nostra postazione abbiamo subito intuito sarebbe finito nello specchio della porta, e per una questione di centimetri davvero non ha trovato il bersaglio. Insomma, anche sfortunata qui la Old Soccer Monterotondo. Al 29esimo minuto segnaliamo questo gran tiro di Palmisano che è andato a stamparsi sul palo. Dunque si resta sul punteggio di 2-0 per il Monterotondo, che adesso rilancia il pallone il più lontano possibile con il petto Cherubini. Poi non si intendono due giocatori del Monterotondo alla caccia del pallone. Rossetti che ce la mette tutta per raggiungere il pallone, non vi riesce, stanchissimo anche Rossetti, ma la rimessa viene accordata all'Old Soccer, che dunque si mantiene in zona d'attacco. Palmisano per Saliani gira su se stesso, serve Genovese prova a portarsi in avanti, poi Massaroni in qualche modo, Brunetti, fase abbastanza confusa della partita. Vediamo l'ottimo lavoro di Cherubini, che qui si rende protagonista anche di un fallo non cattivo ma pericoloso, è lui stesso a stringere la mano dell'avversario. Scontro fra i due numeri 9, Cherubini e Del Sordo. Però insomma, Cherubini è, tu lo avevi individuato subito, Alessandro, avevi detto questo è un giocatore che insomma ha calcato qualche campo, perché nonostante la stazza fisica, nonostante qualche chilo di troppo, si vede che insomma sa trattare il pallone. Ah, si vede anche da come sa stare in campo, da come viene incontro ai compagni a fare la sponda, come tocca il pallone, tutte le punizioni poi le hanno affidate da lui, quindi si vede da questi piccoli particolari un giocatore, come diceva De Gregori. Esatto, e allora abbiamo fatto anche il nostro riferimento musicale per questa sera. 32esimo, 8 e mezzo più recupero per le speranze dell'Old Soccer Monterotondo. Il colpo di testa in bella elevazione da parte di Bertini, con una palla che si perde di un paio di metri al lato della porta difesa da Paparella. Bertini è chiaramente un giocatore che prova a far valere i propri centimetri in occasione dei calci piazzati. Adesso addirittura difende con due soli uomini l'Old Soccer, chiaramente molto avanzati i due terzini nel tentativo di accompagnare l'azione. Si tratta di Palmisano e Bociok, e assistiamo quasi ad un 2 contro 2 dietro, anche se in realtà spesso è il solo Cherubini che ha il compito di tenere impegnati i centrali difensivi del Monterotondo. Il passaggio per linee orizzontali di Palmisano in direzione di Genovese, scambia con il compagno di reparto Massaroni, poi Bociok in avanti, bene per Lucherini deve difendersi dall'attacco di Di Pietri, gira su se stesso, serve Bociok, poi Massaroni ancora in avanti, Del Sordo nuovamente per Lucherini lungo l'out di destra, preso in consegna da Taverna, il cross, Valenza deve allungarsi per impedire che il pallone finisca tra i piedi di Bertini, che era andato ad occupare ancora una volta la zona di campo davanti al portiere Paparella, quasi un centravanti aggiunto in questo finale Bertini. Beh, adesso stanno tentando un po' affollato l'Old di farsi sotto, e ha accusato un po' il colpo dopo il gol del 2-0. Adesso vediamo. Calcio d'angolo, traiettoria a rientrare, lo stacco, palla che giunge a Palmisano, vediamo se conclude, poi un altro cross, Saliani, lunetta dell'area di rigore, il tiro che si perde sul fondo, ma c'erano due giocatori a terra, uno vittima di crampi, si tratta del giocatore del Monterotondo, anzi dell'Old Soccer in maglia gialla, mentre lamenta probabilmente un colpo alla nuca il giocatore del Monterotondo. Quando abbiamo raggiunto il 34esimo minuto, gentili ascoltatori, e il punteggio è sempre di 2-0 in favore del Monterotondo Football Club. Ricordiamo le reti, una per tempo di Toraldo al quinto
della prima frazione e di Albanesi al 18esimo per l'Old Soccer, anche un palo colpito al 29esimo da Palmisano con una gran conclusione dai 18 metri. Si sono rialzati i due giocatori che erano entrati in rotta di collisione, dunque nulla di particolarmente grave. Adesso il gioco sembra poter riprendere, ormai mancano 5 minuti e mezzo più recupero al termine dell'incontro e ci sembra di poter dire che il Monterotondo ha la partita in pugno, Alessandro Fiori, però l'Old Soccer insomma è rimasta dentro la gara, ha cercato anche di riaprirla senza esporsi a figuracce, senza concedere, senza prestare il fianco ai contropiedi avversari, e avrebbe anche potuto riaprirla con quel tiro di Palmisano. Ma sicuramente a me meritava anche il 2-1, per quello che si è visto, però lui è stato molto bravo da approfittare di della difesa dell'Odd. È una partita che mi piace sostanzialmente, quindi si trova veramente su un po' di giorni. Bociocchi in avanti per Del Sordo, subentra nell'azione Santoro. Al limite dell'area cerca di incunearsi Santoro, viene chiuso e poi Valenza spazza letteralmente l'area di rigore, finisce a terra un giocatore del Monterotondo, si prosegue per il vantaggio. Ancora Albanesi dentro per Villadei che viene frenato nel suo incedere da Massaroni, poi esce l'Old Soccer con Palmisano. Palmisano cerca e trova Del Sordo, fa buona guardia Valenza che poi ferma anche Rossetti, palla in fallo laterale, ancora Palmisano, uno degli ultimi a mollare, apre per il numero 5 Santoro. Santoro ai 25 metri cerca Lucherini, non lo trova per l'intervento da parte di un avversario, e adesso a campo il Monterotondo. L'apertura a sinistra di Albanesi, poi un lancio direttamente in area di rigore, lo ha effettuato Cherubini, palla che esce a fondo campo, nulla di fatto, e vediamo che il Monterotondo adesso sostituisce altri due giocatori, fuori il numero 14 Taverna, richiamato in panchina anche il numero 18 Albanesi. Dunque cerca di dare nuova linfa al proprio organico, alla propria squadra il tecnico De Dominicis. È rientrato anche Leopoldo Cavallini, che vedete con la maglia numero 15, palla colpita di testa adesso da Marzioli, che indossa anche la fascia di capitano, è uno dei veterani della squadra. Bertini, Valenza ancora una volta, questa Valenza ha fatto una grande partita, Alessandro Fiori, un po' ruvido ma insomma sempre molto deciso, molto determinato nelle giocate. Mi sembra anche fisicamente uno dei migliori. Pallone in profondità adesso, la chiusura del numero 15 della Old Soccer, si trattava di Francesconi, poi con la collaborazione di Genovese proprio Francesconi a perfezionare il disimpegno, Bertini appoggia dietro per Genovese, sembra quasi non crederci più adesso l'Old Soccer, siamo al 38esimo minuto, 2 più recupero al termine dell'incontro che il Monterotondo conduce per 2-0. Bociok, il retropassaggio che stava per tramutarsi in un assist verso Cherubini, che adesso viene preso in mezzo dai difensori avversari, rimessa laterale in favore dell'Old Soccer che con le residue energie prova a riportarsi in avanti, intervento ancora dei giocatori del Monterotondo, palla nuovamente in fallo laterale, avanza diciamo in stile rugby adesso l'Old Soccer. Bertini ha provato ad innescare la corsa di Del Sordo e adesso ha di che lamentarsi, perché l'arbitro Giorgetti qui è andato a fermare un'azione interessante dell'Old Soccer per ammonire un giocatore del Monterotondo, ci sembra che si tratti di Valenza.
Sì, insieme per scoprire qualcosa di buono. Certo, adesso per l'Old si fa veramente difficile, ma per il minuto devo far solamente un gol per cercare un miracolo nel recupero. Bocioc sul punto di battuta, vanno a prendere posizione le torri dell'Old Soccer, tra questi naturalmente Bertini. Ecco la battuta di Bocioc, è corta, invece è un regalo al Monterotondo. Reclama palla Cherubini a destra, prontamente servito in posizione di fuorigioco, però l'assistente Brandi ha segnalato all'arbitro Giorgetti questa posizione di offside, dunque calcio di punizione in favore dell'Old Soccer, mentre il Monterotondo sostituisce anche Villadei dentro Trastulli con la maglia numero 8, e vediamo adesso una delle ultime iniziative dell'Old Soccer nel tentativo quantomeno di rendere più onorevole questa sconfitta, che comunque insomma non si può dire sia pesante per quanto visto in campo. Cioè il punteggio è un punteggio netto, ma non di quelli insomma da far gridare allo scandalo. Insomma non ha giocato una brutta partita l'Old Soccer. No, assolutamente, però devo stare attento che poi in questi casi si rischia di prendere magari due gol nel finale e salta tutta la prestazione buona che comunque ha fatto la squadra. Francesconi dentro un po' alla cieca, interviene il numero 20 del Monterotondo e con appena 40 secondi di recupero l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Ha vinto il derby di Monterotondo la squadra di casa, il Monterotondo Football Club, 2-0 il risultato dello stadio Pierangeli. Ricordiamo la successione delle reti: nel primo tempo al quinto su azione d'angolo il gol di Toraldo, nella ripresa al 18° minuto il raddoppio messo a segno dal numero 18 Albanesi. Da segnalare anche un palo colpito per la Old Soccer dal giocatore numero 11 Palmisano, con un gran tiro dai 18 metri che è andato a stamparsi appunto sul montante alla sinistra del portiere Paparella. Alessandro Fiori, abbiamo detto, Monterotondo che ha vinto, ha sfruttato le occasioni, è stato salvato anche in un paio di circostanze dal proprio portiere Paparella, ma la prova della Old Soccer non è stata comunque non è stata una brutta prova. No, certo, esce a testa altissima l'Old Soccer, Monterotondo è stato bravo a sfruttare tutte le occasioni che gli sono capitate e anche ha avuto a suo vantaggio una bella panchina dove hanno potuto fare tanti cambi e quindi reggere per gli 80 minuti. Ti chiedo, come al solito, Alessandro Fiori, il migliore in campo da una parte e dall'altra. Forse gli over, anzi senza forse, gli over hanno dato sicuramente una marcia in più, parlo di Albanesi che ha realizzato il secondo gol del Monterotondo, ma ad esempio anche Moretti mi è sembrato disputare una buonissima partita, peraltro un numero 10, quindi certo, uno di quei giocatori che piacciono a te. Sono di parte, quindi sì, io scelgo Moretti. Moretti che è anche presidente della squadra, tra l'altro. No, maggior ragione scegliamo Moretti. Allora, Moretti quindi il tuo migliore in campo per quanto riguarda il sì, Monterotondo. L'altro lo fai tu. Per la Old Soccer invece io ho individuato nel numero 4 Saliani, il giocatore che mi è sembrato più presente, più lucido in tutte le fasi della partita, si è sobbarcato anche il cosiddetto lavoro oscuro e dunque è stato uno degli ultimi a mollare, uno dei più ordinati. Comunque prestazione positiva da ambo le parti, partita, ci teniamo a sottolinearlo, correttissima, con pochi ammoniti, ha vinto, lo ricordiamo, per 2-0 il Monterotondo Football Club. Adesso queste due squadre attendono di confrontarsi nuovamente nella partita di ritorno, che sarà giocata sempre qui a Monterotondo, ma invece che allo stadio Pierangeli, allo stadio Cecconi, Alessandro Fiori, dove noi facemmo un ingresso in grande stile, Alessandro. Sì, facemmo un ingresso alla Berlusconi entrando in campo con la macchina direttamente. Perché dovete sapere che noi ne combiniamo sempre di tutti i colori. Una volta giocando per
con la macchina sulla pista d'atletica dello stadio Cecconi, esatto. Insomma, una scena alla Berlusconi, ma anche un po' fantoziana. Sì. E, Alessandro, ultima cosa per scherzare, quanto costeranno queste case qui proprio a bordo campo del Pierangeli? La compreresti una casa qui oppure insomma sentire il rumore del pallone a tutte le ore del giorno ti darebbe un po' fastidio? Beh, deve essere dura per quelli che abitano qui. Comunque possiamo chiedere a qualche membro della squadra nostra che fanno proprio questo di mestiere. Senti, adesso ci aspetta il bar dello sport da Cacini con i suoi, esatto, fantastici panini con hamburger, salsicce, chi più ne ha più ne metta, anzi lo consigliamo anche a tutte le squadre che dovessero venire qui in trasferta a Monterotondo. Ci hanno spento la luce, andremo a fare le interviste, ci auguriamo non al buio. Adesso grazie a Massimo Montinoli per la regia, grazie ad Alessandro Fiori. Buonanotte a tutti. È tutto da Monterotondo, a risentirci per le prossime telecronache del circuito EIFA Calcio Elite.